Ciao, benvenuto o bentornato nel mio canale. Sono Maddalina, sono un'illustratrice e oggi ti mostrerò 5 esercizi che puoi fare quando hai davvero poco tempo o quando hai poca ispirazione. I primi esercizi di questa lista possono essere svolti in 5 o 10 minuti, mentre gli ultimi richiederanno almeno mezz'ora di tempo. Ci tengo a sottolineare il tempo perché in alcune giornate o periodi ti sembrerà di non trovare mai il tempo di fare arte. Se hai solo 10 minuti liberi, pensi che non vale la pena iniziare qualcosa, pensi che gli impegni hanno avuto la meglio e ti senti frustrato. Ho imparato invece che anche solo 5 minuti di tempo possono fare la differenza nella crescita artistica e ti mostrerò come. Trovo che il riscaldamento del polso e della mano sia l'attività più sottovalutata. Ma una mano a freddo non farà altro che disegnare linee rigide, linee sbagliate che vorrai subito cancellare. Prova a impegnare i tuoi 5 minuti liberi giocando con la matita. Prendi fogli di brutta o fogli da stampante, rilassati e disegna i primi tratti muovendo solo il gomito e tenendo fermo il polso. Praticamente userai il braccio come compasso. Disegna linee e cerchi ampi, sfruttando tutto il movimento dell'avambraccio. Prova a tenere la matita anche in modi diversi dal solito. Finiti questi tratti, scaldiamo il polso disegnando linee e figure più piccole e più precise a differenza di prima. Disegna una serie di linee parallele, il più parallelo possibile. Cerca di non disegnare qualcosa di particolare. Altrimenti attiveresti l'emisfero sinistro del cervello, che ti farà soffermare troppo a lungo su una singola figura, su quanto ben disegnata è o non è. Di questo te ne ho parlato nel video sul disegno con il metodo Edwards. L'obiettivo di questo esercizio è quello di scaldare il polso e liberare la mente dai pensieri quotidiani. Alla fine potresti aver scoperto forme interessanti che vorrai approfondire dopo. Puoi fare questo riscaldamento anche usando gli acquerelli. Ci concentreremo di più sulla precisione delle pennellate per avere più sicurezza nell'affrontare un dipinto vero e proprio. Cerca di dipingere tante linee vicine tra di loro. L'importante è non farle toccare. Con i cerchi è ancora più difficile riuscire a mantenere una distanza uniforme. Anche dipingere foglie con un solo tocco di pennello aiuta a controllare il movimento del polso. Prima tocca il foglio con la punta del pennello, poi appoggiaci l'intera setola ed infine sollevala lentamente in modo tale che sia la punta a staccarsi per ultima. Puoi sbizzarrirti anche con i colori, ma attenzione a non concentrarti troppo su questo aspetto. Ricorda, l'obiettivo di questo esercizio è scaldare la mano e il polso. Il riscaldamento sarebbe da fare sempre, a prescindere da quanto tempo si ha per disegnare. Il secondo esercizio richiede un po' più di tempo, almeno 15 minuti. Come prima puoi usare sia la matita sia gli acquerelli per divertirti. Fai un paio di scarabocchi a matita, fai un tratto continuo senza staccare la matita dal foglio e non pensare assolutamente a quello che stai disegnando. Diciamo che deve essere uno scarabocchio dettato dall'inconscio. L'obiettivo è quello di individuare in quella cozzaglia di tratti una figura familiare, qualcosa di reale ma anche qualcosa di fantasioso. Non appena trovi qualcosa, evidenzia quella parte in modo che la figura risulti chiara. La mia prima figura sembra un piccolo mago in una posa gioiosa di spalle, ma è normale che non sia lo stesso per te. La seconda figura è un profilo femminile, mentre la terza è stata davvero difficile da trovare.
Quasi mi sarei arresa, invece ho individuato la testa di una volpe. Sarà che quel giorno avevo disegnato delle volpi? Se lo scarabocchio non ti dice nulla, prova a muoverlo o a rovesciarlo. Guardalo da diversi punti di vista o con diversa luce. Con questo esercizio puoi trovare idee da sviluppare in un secondo momento. A me è piaciuto particolarmente il maghetto, come avrai notato. Con gli acquerelli invece dovrai fare delle macchie di colore. Puoi usare la tecnica del bagnato su bagnato o del bagnato su asciutto. L'importante è che le macchie abbiano forme diverse, bordi frastagliati o irregolari. In generale tutto deve essere lasciato al caso. Trovo che questo esercizio sia davvero rilassante ed ispirazionale. Guarderei per ore il movimento del colore sulla carta, la sua dolce trasformazione e le sue delicate sfumature. Alla fine dovrai individuare e disegnare qualcosa che hai visto tra le forme, tra le sfumature o tra le fioriture. Ognuna di queste cose può essere il contorno di qualcosa, di una gonna a sbuffo, di uno zaino, di un nano che trasporta una roccia, insomma non c'è proprio limite all'immaginazione. Quando sei in carenza di idee, disegna qualsiasi cosa ti capiti tra le mani. Tutto fa esperienza, tutto insegna e tutto concorre alla tua crescita artistica. Concentrati sul volume dell'oggetto piuttosto che sulla somiglianza. Osserva come la luce lo colpisce, osserva le forme delle ombre. Distingui le ombre più chiare da quelle più scure. Disegna quindi in modo intenzionale, con l'obiettivo cioè di studiare un particolare aspetto di quello che stai guardando. Vai a fondo nella tua osservazione e usa la vista da artista. Esercizio lo puoi fare sia guardando un'illustrazione online che aprendo un libro illustrato. È un esercizio che dipende da te, da quello che ti colpisce di un'immagine. Un'illustrazione può essere studiata dal punto di vista della composizione e del focus.
Nel mio caso noto come il focus sia la bambina e come tutti gli elementi puntino ad essa, persino l'incrocio degli sguardi degli animali. Ho approfondito l'argomento della composizione in una lezione del mio corso di illustrazione ad acquerello, che ti lascio in descrizione. Ma un'illustrazione può essere studiata anche dal punto di vista della palette colori, del disegno o dei volumi. Io voglio approfondire la resa del volume di quest'orso. Trovo davvero interessante l'uso sapiente del tratto della matita per far risaltare i volumi, le rotondità. Replico quindi questo personaggio per studiare più a fondo questo aspetto. Ovviamente, questo è un esercizio da svolgere nel proprio taccuino personale e da non pubblicare online. Non sarebbe corretto nei confronti dell'artista che stiamo studiando. L'ultimo esercizio è quello che io per prima sto facendo solo da poco tempo. Si tratta di dipingere velocemente dal vivo, quando possibile, oppure usando una foto realistica. Uso questa foto che ho scattato ad Asolo e che mi ha colpita per le forti zone di luci e ombre. Anche in questo caso è meglio essere intenzionali, cioè avere un obiettivo chiaro mentre si studia l'immagine. Ti consiglio di usare questo esercizio per studiare gli effetti della luce. In molti mi chiedono su Instagram come rendo la luce e le ombre nelle mie illustrazioni e il primo step è quello di osservare la realtà. Più studi di questo tipo farai e più confidenza avrai con questo fenomeno che è fondamentale per dare credibilità al dipinto. Trattandosi di uno studio veloce, è meglio non soffermarti sul disegno, ma procedere direttamente con il colore delle ombre. Lascia bianco il foglio laddove ci sono le zone di luce e vai a definire i colori solo in un secondo momento.
Non è sicuramente il mio migliore dipinto, ma almeno è stata una mezz'ora sfruttata per bene. Questi esercizi non ti aiuteranno infatti a produrre illustrazioni bellissime, ma saranno un buon allenamento per la tua mano, per i tuoi occhi, per le tue conoscenze e per la tua immaginazione. Tutto questo in poco tempo, quindi non hai più scuse. Fammi sapere nei commenti quali esercizi conoscevi già e quali invece sei curioso di provare già oggi. Noi ci vediamo tra 2 settimane e nel mentre su Instagram. Ricordati di iscriverti al mio canale. Ciao!